nostra stima. Grazie anche a chi ha collaborato ancora una volta per dare ancora più lustro a questa significativa iniziativa, appuntamento che la città di Busto sente con particolare bene per se stesso e per la propria coscienza per fare un'analisi di tutto quello che è stato e quello che non vorremmo mai accada in quei periodi. E mi permetto di fare un breve ringraziamento soprattutto al nostro signor Sindaco, al dottor Antonelli, al nostro presidente dell'ANPI, avvocato Losa. Voglio dare un sentito ringraziamento anche all'ANPI, appunto, di cui il nostro avvocato Losa è presidente, e con essi l'Associazione Patriottica Alfredo Di Dio e l'Associazione degli Ex Deportati, e anche alla nostra Camera del Lavoro di Busto. Ma permetteteci anche un applauso commosso a tutti i docenti e a tutti i ragazzi del liceo artistico di Busto Arsizio, perché siete stati veramente meravigliosi per il vostro impegno. Grazie, grazie veramente di cuore. E come vi ho anticipato, la nostra giornata prosegue in maniera molto significativa fra pochi minuti presso la sala del Museo del Tessile, dove avremo l'onore di avere appunto come oratore ufficiale questa occasione una persona a cui tenevamo molto, una persona che ci darà lustro, ecco, con la sua presenza, e si tratta dello storico professor Giovanni De Luna, che è qui presente e che vogliamo ringraziare.